in strada per difendere i rider. Per quale motivo? Perché questa è una nuova figura professionale che soprattutto a causa del Covid è entrata ancora di più alla ribalta, che ha bisogno di tutela, fatta di lavoratori autonomi, privi di tutele sindacali, dei diritti di base di un rapporto di lavoro. I rider scendono in strada per denunciare le vergognose condizioni in cui sono costretti a lavorare. Quello che manca a questi lavoratori sono i diritti di base e le tutele, quindi gli mancano il diritto alla malattia, il diritto all'infortunio se si fanno male, e essendo per strada sia con le biciclette che con le macchine, vediamo anche nelle grandi realtà, può succedere che si facciano male. Hanno diritto a tutte queste cose, hanno diritto alle ferie, hanno diritto ai riposi e hanno quindi diritto anche a una giusta retribuzione che ad oggi non c'è. Quasi 200 rider nella Marca cercano di acquisire da tempo quei diritti che ogni lavoratore dovrebbe avere. Dopo anni di battaglie, i rider di Just Eat ce l'hanno fatta. Una grande vittoria che abbiamo ottenuto grazie a sentenze della giurisprudenza e a un accordo sindacale, e hanno la garanzia di essere lavoratori dipendenti e quindi di avere tutte le tutele previste su maternità, malattia, ferie, sicurezza, quello che spetta a un lavoratore, quindi la dignità che ogni lavoratore deve avere, insomma.